Buonasera a tutti e benvenuti e grazie per la partecipazione a questo terzo e ultimo appuntamento di incontri con le autrici, con Sara Sesti, matematica e ricercatrice in storia della scienza, che duetterà con Roberto Franzina, docente di matematica e fisica e presidente della sezione Matesis di Vicenza e consigliere nazionale della Matesis. La nostra ospite di stasera ha curato per il Pristem dell'Università Bocconi la prima ricerca italiana sul rapporto delle donne con la scienza. Uno studio che ha prodotto nel 1998 la mostra Scienziate d'Occidente, 2 secoli di storia, e il quaderno Donne di Scienza, 50 biografie dall'antichità al 2000. È responsabile per l'Università Statale di Milano della rassegna di film e documentari scientifici Vedere la scienza, sguardi sulle donne di scienza. Ha pubblicato con Liliana Moro il volume Scienziate nel tempo, 75 biografie, e ha poi curato da sola l'ultima edizione Scienziate nel tempo, 100 biografie. Autrice con Agnese Seranis e Liliana Moro del saggio Discorsi in libertà sulla scienza, ha fatto parte della redazione della rivista femminista Lapis, Percorsi della riflessione femminile, fondato da Lea Belandri, dove si è occupata di scienza e femminismo. Queste in realtà sono solo una parte delle attività e degli studi di Sara, che è qui con noi per parlarci delle sue esperienze, del suo lavoro, delle difficoltà che le donne hanno nell'affrontare una carriera scientifica, del suo saggio Scienziate nel tempo e di molto altro. Insomma, sicuramente è un bel messaggio alle ragazze che ci ascoltano stasera e che vorranno iniziare gli studi scientifici ed intraprendere una carriera accademica e di ricerca. Ringrazio dunque Sara Sesti per aver accettato il nostro invito. E passo la parola ai nostri ospiti stasera. Allora, buonasera a tutti e benvenuti e benvenuta anche a Sara, che appunto vediamo già inquadrata. E, appunto, grazie a tutti quelli che si stanno collegando, vedo che stanno diventando sempre più numerosi, quindi siamo contenti che questo terzo e ultimo incontro del ciclo Matesi Scultura, incontro con le autrici, stia avendo anche questo chiaramente successo. E questa sera siamo qui proprio per parlare con Sara. Dell'ultima versione del suo libro, perché appunto Talia diceva del libro Scienziate nel tempo 100 biografie, ma poi c'è anche la successiva edizione, giustamente poi ce lo farà notare anche Sara, più 100 biografie, quindi siamo andati anche oltre alle 100 biografie. E quindi appunto volevo farvi vedere intanto il libro, la copertina del libro, anzi il libro, e cominciare appunto con Sara a parlare di questo libro che è una raccolta di biografie, appunto avete capito in evoluzione perché continuamente viene aggiornato, almeno fino adesso, vediamo se poi appunto si continuerà con l'aggiornamento, ed è proprio una narrazione che descrive il percorso lungo nella storia che hanno avuto appunto le scienziate, ma soprattutto affronta anche il tema dell'istruzione femminile. Quindi non è solo una raccolta di biografie, è proprio un percorso, l'illustrazione di un percorso della cultura femminile e di come appunto le donne nel tempo, dall'antichità fino ai giorni nostri, hanno dovuto affrontare molte difficoltà per ottenere intanto anche chiaramente la possibilità di istruirsi e per superare tanti pregiudizi contro i quali comunque stanno ancora combattendo. E quindi io direi adesso di passare la parola a Sara con questa domanda. Allora, come è nata, anche se Atalia ce l'ha già un po' anticipato, però vorrei appunto da Sara un discorso su come è nato proprio l'idea di questo libro e da dove appunto è venuta questa idea, da dove nasce tutta questa raccolta di biografie. Sicuramente, grazie. Intanto ringrazio Matesis per questo invito e ringrazio soprattutto le persone che sono in ascolto. Già nella bella introduzione di Atalia
Si è detto che questo libro è l'esito di una ricerca che è iniziata in Bocconi, aiuto, 24 anni fa, nel 1997, e che è diventata un libro grazie anche alla mia collaborazione con l'amica e collega storica Liliana Moro, che è quella che ha approfondito di più la parte dell'istruzione femminile. Per me scrivere questo libro è stata proprio una necessità. Come insegnante di matematica io ero proprio stufa di tenere in mano dei libri che ignoravano la presenza femminile. Il risultato era un risultato molto negativo, perché nell'immaginario comune la scienza continuava ad avere un volto maschile. E per quello che riguardava le mie studentesse, io sentivo che questa assenza delle donne nei libri di testo aumentava il fatto di sentirle estranee a un linguaggio costruito dagli uomini che non apparteneva loro. Bene, c'è stato un momento magico in Bocconi, al Pristem, che continua sempre delle splendide attività sulla matematica, sulla ricerca della matematica e sui giochi. In questo momento ci siamo trovati in un gruppo di donne, con Liliana ma con tante altre colleghe, con il desiderio di far comprendere alle nostre studentesse quale fosse l'origine degli stereotipi che le fanno sentire estranee alla scienza, e che conoscessero invece la storia delle loro antenate. Ecco qui un po' l'origine del libro. Ho capito, perfetto. E so che questa sera, proprio per presentare il tuo libro, ci hai preparato alcune diapositive per illustrare almeno le parti più, chiamiamole, salienti del libro, anche se chiaramente appunto è tutto molto interessante, e quindi volevo chiederti se potevamo appunto condividerle con i nostri volentieri. Roberto, senti, grazie, tento di condividere questa presentazione per circa 15 minuti e poi ritorno da voi per le eventuali domande, ma anche di chi ci segue, e per continuare la nostra discussione. Allora, certo. Condivido lo schermo, la finestra dell'applicazione, seleziono la mia presentazione, la condivido, dimmi se è partita. Eccola qua. La lasciamo a schermo intero, direi. Sì, sì, sì. Eccola qui. Bene. Ecco, allora, vi dicevo che volevamo che le nostre studentesse diventassero consapevoli dei pregiudizi di cui sono oggetto, e io l'ho presa da molto lontano. Più di 2000 anni fa, sulla facciata dell'Accademia di Platone, la scuola filosofica dove i saggi disquisivano di scienza, c'era scritto: nessuno entri che non sappia di geometria. Questo diktat vietava assolutamente l'ingresso alle donne, perché erano ritenute inadatte per natura al pensiero astratto, sto citando Aristotele, in quanto la maternità le vincolerebbe alla vita materiale, lasciando solo all'uomo la possibilità di elevarsi. E qui mi sono spinta a citare Beethoven. È un giudizio molto negativo, un giudizio che si è tramandato per secoli e ha inciso profondamente nella nostra cultura, diventando una profezia che si autoavvera e creando molti danni. Il primo danno è che fino alla metà dell'Ottocento i luoghi di produzione del sapere furono riservati agli uomini. Le ragazze venivano educate per adempiere al meglio al ruolo tradizionale di mogli, madri e brave padrone di casa, e questo già comincia a spiegare perché le scienziate siano state a lungo delle eccezioni. Madame Campan, la dama di compagnia della regina Maria Antonietta, nel 1827 scrisse un trattato che si chiamava Sull'educazione delle fanciulle, che aveva proprio l'obiettivo di plasmare una donna da marito, una pedagogia
che escludeva le discipline scientifiche considerate dannose per la mente delle ragazze, un sistema educativo che il femminismo ha chiamato pedagogia dell'ignoranza. Il viaggio delle donne nella scienza, voi capite che è stato un cammino difficile e accidentato, però ovunque abbiano avuto la libertà e la possibilità di farlo, le studiose l'hanno intrapreso coraggiosamente. Nel libro noi abbiamo percorso questo cammino con un'attenzione particolare al tema dell'istruzione, a partire da Teano di Crotone, matematica e astronoma, moglie di Pitagora, che alla morte del maestro assunse con le figlie la guida della scuola pitagorica, una comunità aperta alle donne. Siamo arrivate fino alla meravigliosa Meryem Mirzakhani, la ricercatrice iraniana, che ha ricevuto nel 2016 la medaglia Field equivalente al Nobel per la matematica per gli under 40 e che purtroppo è deceduta 2 anni dopo per un cancro al seno. Ma vediamo quali ostacoli hanno incontrato le donne di scienza. Agnotice di Atene, nell'antichità dovette travestirsi da uomo per poter studiare la medicina e praticarla pubblicamente. Divenne proprio una medica delle donne e qui è rappresentata come levatrice, come ostetrica. Nel Medioevo, solo alle giovani rinchiuse nei conventi era permesso di studiare. L'esempio più luminoso è quello della badessa Hildegarda di Bingen, che scrisse trattati di cosmologia e di medicina, consigliò papi e imperatori ed è stata proclamata santa, come sapete, nel 2012. Ma anche l'aspetto fisico è stato un ostacolo per la credibilità di alcune scienziate. Ricordo un'agghiacciante battuta del matematico Hermann Weyl che diceva: ci sono state solo due donne matematiche nella storia, Sofia Kovalevskaya, che vedete a sinistra, ed Emmy Noether. La prima non era una matematica, la seconda non era una donna. Weyl insinuava che le donne o sono belle come lo era Sofia o hanno cervello come Emmy Noether. Peccato che Sofia Kovalevskaya sia stata la prima donna ad ottenere il Prix Bourdain e una cattedra matematica in Europa e che Emmy Noether, di cui è difficile riassumere tutti i contributi alla teoria degli anelli, alla topologia algebrica, fosse solo incurante nell'abbigliamento, ma proprio come lo era Einstein, di cui è stata preziosa collaboratrice. L'apertura delle università alle donne è avvenuta tardi. Era il 1867 ed avvenne al Politecnico di Zurigo. È stato un evento molto importante perché ha riconosciuto finalmente alle ragazze il diritto all'istruzione superiore e ha permesso loro di consolidare il contributo alla scienza che richiede una preparazione adeguata, una preparazione che non può essere improvvisata. In Italia l'apertura è avvenuta solo nel 1874, 7 anni dopo, contemporaneamente a quella dei licei. Proprio al Politecnico di Zurigo si incontrarono Albert Einstein e Mileva Maric, che dopo il matrimonio ha sacrificato la sua passione scientifica alla cura dei figli e al grande amore per il marito, tanto che il suo contributo alla teoria di Einstein non è più ricostruibile con certezza, ma della loro vicenda si è già discusso nell'ultimo incontro di Matesis e io vi invito a recuperarlo proprio sul sito di Matesis. Cosa succedeva prima dell'apertura delle università? Le studiose che riuscivano ad affermarsi provenivano per lo più da famiglie facoltose, colte, ed erano quasi sempre affiancate da una figura maschile molto importante. Un marito, un tutore, un padre, un fratello, in grado di fornire l'istruzione che veniva negata dalle istituzioni. Ci sono delle coppie molto significative
e tra di loro sicuramente quella formata da Ipazia e dal padre Teone, il grande matematico, che io qui ho ripreso dal fotogramma del film Agorà. Un'altra coppia importantissima fu quella formata da Caroline Herschel e dal fratello William, pionieri dell'astronomia. Anche quella della Marchesa du Châtelet con l'amico Voltaire, che divulgarono in Francia la scienza di Newton. Non posso dimenticare Marie Pauls e Antoine Lavoisier, i fondatori della chimica moderna. Le donne che si realizzavano nella ricerca destavano l'attenzione molto viva della comunità scientifica. C'era un interesse quasi morboso, come fossero fenomeni da mettere in mostra. E in effetti Maria Gaetana Agnesi, bambina prodigio vissuta nel Settecento, dall'età di 9 anni veniva esibita dal padre nel salotto milanese alla presenza di intellettuali locali o provenienti da altri paesi europei e si confrontava con loro su temi filosofici e scientifici rispondendo a ciascuno nella sua lingua. La chiamavano oracolo sette lingue perché ne padroneggiava 7, però poteva solo studiare con istitutori privati. Anche alla povera Maria Gaetana non fu risparmiato un epiteto che riguardava il suo aspetto fisico. Sui giornali scrivevano né bella né brutta. Fu la prima donna a pubblicare un manuale di matematica, Le istruzioni analitiche per la gioventù, 2 volumi scritti per i suoi 20 fratelli, che il padre aveva avuto da 3 mogli diverse, 2 morte di parto, quindi non ci meraviglia che non abbia mai pensato minimamente di sposarsi. E stavo dicendo che Le istruzioni analitiche sono due volumi in cui Maria Gaetana sistemava la matematica conosciuta fino ad allora, dall'aritmetica fino al calcolo infinitesimale. Le fu offerta una cattedra da lettrice all'Università di Bologna, ma alla morte del padre preferì ritirarsi dalla vita pubblica per dedicarsi esclusivamente alla cura dei poveri e dei malati, al Pio Albergo Trivulzio, la Baggina di Milano. Vi ho parlato prima dell'università svizzere che hanno come fiore all'occhiello quello di essersi aperte per prime alle donne. Però, santo cielo, non dimentichiamoci che la Svizzera è stata l'ultima a concedere alle donne il voto tardissimo, nel 1971. Ma procediamo. Le università italiane detengono un primato che fa loro onore. Furono le prime, già a partire dal 600, a insignire di un titolo accademico, anche se in via del tutto eccezionale, alcune donne ritenute speciali. La nobile veneziana Elena Cornaro Piscopia fu la prima al mondo a ottenere una laurea che le venne attribuita dall'Università di Padova in filosofia nel 1678. Vorrei raccontarvi tutta la storia, come mi piacerebbe raccontarvi la storia di tutte le donne che sono passate e di quelle che arriveranno. Però ecco, vi invito a andare a studiarvele, a cercare quelle che veramente vi interessano. Dopo di lei, dopo Elena Cornaro, all'Università di Bologna, a metà del Settecento, Laura Bassi fu insignita della laurea in filosofia naturale, l'odierna fisica, e fu la prima al mondo ad ottenere una cattedra in università. La cancellazione delle donne di scienze e del loro operato dalla memoria storica non è attribuibile solo alla responsabilità degli storici, che ne hanno parecchia. È stata favorita anche dal fatto che quasi sempre, per essere presi in considerazione, dovevano pubblicare col nome dei mariti o con uno pseudonimo maschile e che perciò spesso le loro opere venivano attribuite ai maestri. Nei paesi anglosassoni questa sparizione è stata studiata dalla storica Margaret Rossiter, che l'ha chiamata effetto Matilda, dal nome di Matilda Gage, una delle prime suffragette che vediamo nell'immagine.
Sophie Germain nell'Ottocento doveva firmarsi Monsieur Leblanc per poter corrispondere col grande matematico Louis Lagrange, docente al Politecnico di Parigi, e sottoporgli i suoi lavori sul calcolo infinitesimale. Paradossale è la vicenda di Trotula de Ruggero, medica della scuola delle Mulieres Salernitane, la rinomata scuola di medicina di Salerno, perché nonostante firmasse le sue opere col proprio nome, nelle trascrizioni successive fu cambiato nel maschile Trottus, probabilmente perché, per chi trascriveva, era impensabile che una donna avesse delle competenze in campo medico. Una caratteristica comune alle scienziate è l'abilità nel produrre importanti lavori collettivi. Oggi la chiameremmo la capacità di stare in rete. Ne sono un esempio le ricerche dell'equipe di solo donne che infaticabilmente per decenni hanno lavorato ai più importanti cataloghi stellari dell'Ottocento, la Carte du Ciel e il catalogo fotometrico di Harvard. I dati venivano raccolti su lastre fotografiche dagli astronomi, ma il personale scelto per elaborarli era tutto femminile, perché si riteneva che la mente delle donne fosse particolarmente adatta ai lavori ripetitivi, ai calcoli precisi e minuziosi, a tutto ciò che richiedeva pazienza e tenacia. Guarda un po'. Anche la Specola Vaticana aderì alla Carte du Ciel. Le calcolatrici furono richieste all'Istituto delle Suore di Maria Bambina. Per 20 anni, 4 giovani suore si dedicarono alla mappatura del cielo, impararono a usare l'enorme telescopio della specola e scoprirono più di 400.000 stelle. Grazie al libro Il diritto di contare, che è divenuto un film nel 2016, è venuta alla luce la storia di Katherine Johnson e delle matematiche afroamericane che negli anni 60 hanno contribuito a portare a termine le imprese spaziali culminate con la missione Apollo che ha portato il primo uomo sulla Luna nel 1969. È una vicenda importante perché racconta una doppia discriminazione. Erano nere, erano donne, nell'ambiente tutto maschile della NASA. Molte scienziate sono state presenti da pioniere in settori nuovi o di frontiere della ricerca. Quando però il campo si consolidava, arrivavano le istituzioni, il potere e i finanziamenti, lo stesso campo passava in mani maschili. Pensate a quello che è successo nell'informatica. Negli anni 60 si è capita l'importanza della programmazione, fu richiesta una laurea specialistica e il numero delle esperte si è ridotto drasticamente. Però tutte sappiamo che pioniera dell'informatica è stata Ada Byron, figlia del poeta romantico, fulgido esempio di padre completamente assente. Ada ha scritto per prima il primo algoritmo di programmazione, ha anticipato i principi organizzativi del calcolo automatico moderno, praticamente le basi dell'informatica. Vi ricordate, aveva studiato la macchina di Babbage, la prima progettata per il calcolo automatico, ma aveva elaborato un progetto visionario che ne arricchiva le funzioni. Aveva immaginato che la macchina, che vedete là dietro in figura, oltre ai numeri, potesse elaborare altri simboli, come le note o i disegni, e quindi comporre musica o grafica. A metà dell'Ottocento era solo un progetto in bilico tra scienza e poesia, ma è stato realizzato un secolo dopo con l'invenzione dei software. Pioniere dell'informatica sono state anche le 6 giovani matematiche che hanno realizzato la programmazione di ENIAC, il primo computer elettronico americano creato per calcolare le traiettorie balistiche durante la Seconda Guerra Mondiale. Era una macchina enorme, erano 2 pareti, una sola ne vedete in figura. Per programmarlo ci vollero 3 anni e fu un lavoro complicatissimo, con cavi,
morsetti, come vedete in figura, fu condotto completamente a mano perché non esistevano i linguaggi di programmazione. Sono arrivata alle ultime slide, ne mancano ancora tre. Il premio Nobel, istituito nel 1901, è stato ottenuto soltanto da 24 scienziate. Se considero anche i due Nobel per l'economia, tutti quanti ci chiediamo, ma perché il numero delle scienziate, delle Nobel donne è così esiguo? Io credo che anche se ho fatto una galoppata nella storia della scienza, ormai sia abbastanza chiaro che il motivo non è che le donne sono meno dotate dei colleghi, ma perché il talento può emergere solo a parità di condizioni, una situazione che nel passato non si è verificata e che stenta ancora a realizzarsi. Fino agli anni 60 le scienziate non erano gradite nei laboratori, lavoravano a titolo gratuito, spesso erano isolate dai colleghi, potevano solo siglare i loro lavori, subivano precariati più lunghi e ritardi nelle loro carriere. E ci sarebbe molto da dire anche sul linguaggio con cui i media annunciavano i loro Nobel. Quando lo ottenne Dorothy Hodgkin, che l'ha avuto per la chimica, scrissero: casalinga di Oxford vince il Nobel. Su Rosalind Yellow, che lo ottenne per la fisica, commentarono invece: cucina, rassetta e vince il Nobel. Capirai. La definizione di Nobel negati fa riferimento ad alcune scienziate che, pur avendo preso parte a progetti premiati con il Nobel, furono penalizzate in quanto il premio fu assegnato ingiustamente solo ai loro colleghi maschi. Lisa Meitner ha interpretato per prima e correttamente la fissione nucleare, ma il Nobel è stato assegnato a Otto Hahn, il compagno di lavoro cui lei aveva spiegato la scoperta. Jocelyn Bell ha scoperto le stelle pulsar. Quando era una dottoranda di astronomia, ma il Nobel è andato solo al suo relatore, il professor Ewish, che si è attribuito la scoperta senza averne alcun merito e che si è guardato bene del nominarla durante la cerimonia del premio. La vicenda di Rosalind Franklin è la più nota, voi la conoscete tutte, sono sicura. Ha fotografato le prove sperimentali della struttura del DNA, ma i colleghi Crick, Watson e Wilkins si appropriarono del suo lavoro e ottennero il Nobel nel 62 per la scoperta della doppia elica, anche loro senza mai nominare la scienziata. È una pagina davvero brutta della storia della scienza, però sapete, non mi meraviglia tanto, visto che Watson si è fatto paladino della teoria con cui io ho aperto questa presentazione, secondo cui l'attitudine femminile per la scienza è indirettamente proporzionale all'astrazione, un pensiero che ancora molti seguaci tra i nostri intellettuali. L'ultima slide è il libro Scienziate nel tempo. Torno alla domanda di Roberto. È stato scritto per smontare questi stereotipi e per strappare dall'anonimato tutte quelle studiose che hanno superato ostacoli e pregiudizi e che possono rappresentare per le ragazze un esempio positivo. Fabiola Gianotti, che dirige il CERN di Ginevra, ama raccontare che ha deciso di studiare la fisica dopo aver letto la biografia di Marie Curie. Grazie. Torno da te, Roberto. Eccoci qua, c'è stato un piccolo problema tecnico, non so se siano andate in onda anche le ultime diapositive, spero di sì, nel senso che sì, non ho un ricordo. Sono andate in onda anche le ultime diapositive. Perfetto. Alla copertina del libro e a Edi Lamar. Ok, perfetto. Da me nel frattempo era saltato tutto, tanto per... Ok, allora, visto che siamo arrivati praticamente ai giorni nostri, volevo chiederti, appunto Sara,
Ai giorni nostri, attualmente, secondo te a che punto è oggi la presenza delle donne nella scienza e nelle professioni scientifiche? Ma sicuramente la presenza delle donne nella scienza e nelle professioni scientifiche è molto migliorata. Io lo dico sempre con una battuta, siamo un'onda rosa che sale. Tu lo sai meglio di me, Atalia poi l'ha già detto nella sua introduzione, quello che difetta è ancora la presenza delle ragazze nelle discipline STEM, Science, Technology, Engineering e Mathematics, e nelle professioni che ne conseguono. E secondo te che cosa si può fare per incoraggiare appunto le ragazze nello studio di queste discipline? Ma la situazione è molto complicata, sicuramente deve farsi carico della situazione la famiglia, che è la prima che trasmette dei messaggi espliciti ed impliciti che fanno sentire le ragazze inadeguate. Deve farsene carico la scuola e devono farsene carico anche i media, che continuano a trasmettere dei modelli inadeguati. Stavo riflettendo prima sulla scuola e siccome siamo nel gruppo di Mathesis, stiamo un po' riflettendo su che cosa si può fare per la matematica. Io credo che mi sembra di dire delle cose inutili ai nostri colleghi che lo sanno meglio di me, che non bisogna trasmettere il vecchio messaggio secondo cui l'intelligenza è innata e che l'intelligenza è come le materie STEM è per pochi e soprattutto non è per le ragazze. Dobbiamo trovare delle strategie a scuola che convincano le nostre ragazze che anche l'intelligenza può essere incrementata, anzi che si incrementa attraverso un modo di pensare matematico che dobbiamo insegnare loro e attraverso esperienze di vita. Voi che cosa ne pensate, cari colleghi matematici? Vabbè, io sono contenta, ti interrompo solo un attimo Roberto, per dire che sono molto contenta di questo intervento di Sara Sesti, perché stasera sono presenti con noi insieme alla professoressa Mariella Moretti, che è amica, cara, docente di matematica e fisica del liceo scientifico Cuoco di Napoli, molti ragazzi e ragazze della sua classe, quindi voglio dire va benissimo l'intervento, non è mai una banale ripetizione, quindi scusami Roberto se ti ho interrotto, vai, scusa. No, dicevo che appunto chiaramente siamo d'accordo, penso che tutti siano d'accordo con te Sara sul fatto che bisognerebbe appunto incrementare questo interesse per le materie scientifiche e proprio a questo riguardo volevo chiederti, dato che io mi occupo nella mia scuola di preparare i ragazzi per le gare matematiche, da qualche anno ci sono delle gare appunto proposte da LUMI appositamente con delle sezioni femminili, quindi delle gare proprio femminili. Questa tipologia di scelta secondo te può andar bene? È una cosa che potrebbe, chiamiamola così, diciamo così, servire alla causa oppure no? Ma io credo che innanzitutto aver fatto delle gare miste e delle gare femminili sia l'indicatore del problema più grande della scarsa presenza, della paura che hanno le ragazze delle discipline STEM, in particolare della matematica. È una paura che, secondo me, affonda le sue radici proprio nella nostra cultura. Le ragazze ricevono continuamente dei messaggi che le allontanano dalle discipline dure. Alcuni sono espliciti, altri sono subliminali
e si insinuano in modo sottile, impercettibile nel quotidiano. È per questo che prima dicevo che non usciremo più dalla situazione di scarsa presenza delle ragazze anche nelle professioni STEM se non c'è una collaborazione delle famiglie. Stavo leggendo proprio stamattina in vista dell'incontro un articolo che è stato pubblicato tempo fa su Science che mi aveva incuriosito perché diceva che già all'età di 6-7 anni certi insegnamenti inculcano nelle bambine l'idea di essere, attenzione, meno adatte ai giochi per bambini veramente intelligenti e più adatte ai giochi per bambini che si impegnano veramente tanto. Ecco, questi pregiudizi si insinuano nel tempo, nell'anima, nella mente delle nostre ragazze. E allora mi sembra che il fatto di fare delle gare separate sia un primo passo per far fare loro un'esperienza più tranquilla, dove magari scoprono che questa partecipazione dà loro soddisfazione, che si divertono, e quindi io le gare matematiche mi sento di dire che le vedo come una scelta positiva. Oltre al fatto che ho sempre molto stima dell'Unione Matematica Italiana, perché ha sempre preso delle posizioni chiare, delle posizioni precise contro tutte quelle uscite dei nostri intellettuali, dei nostri grandi scienziati, che hanno sostenuto, per esempio, che la fisica non è roba da donne o che l'astrazione non è roba da donne. Dopodiché io mi sono commossa nei giorni scorsi tantissimo leggendo su Facebook la storia di una bambina siriana di 8 anni. Si chiama Sara Kayali e è una bimba che è vissuta nella campagna della Siria, ha visto solo il suo paese terremotato, il suo paese, la sua casa distrutta dalle bombe, ha visto delle cose terribili, eppure probabilmente grazie alla famiglia e alla spinta delle sue maestre ha partecipato a un concorso, questa volta misto, per bambini della sua età, un concorso cinese che io non sapevo neanche che esistesse, si chiama con l'acronimo ACIDA, A-C-I-D-A. Sinceramente non lo conoscevo e mi ha commosso perché questa piccola con le trecce e con i fiocchi rosa è stata la vincitrice su 7.000 concorrenti. Allora, insomma, io credo che questa esperienza per lei sarà un'esperienza fondamentale della sua vita, Roberto e Atalia. Quindi ben venga la presenza delle ragazze nelle gare matematiche se possono vedere che si divertono, che è qualcosa che può essere molto interessante. E però, ecco, affiancata a quel grande lavoro che state facendo voi nelle classi di insegnare che appunto nessuno nasce matematico, ma che lo si diventa piano piano facendo esperienze insieme agli insegnanti, alle classi. Dando uno sguardo alle domande, scusami Roberto se intervengo, alle domande degli ascoltatori e ascoltatrici? Sì, Maria Moretti sarebbe, la collega di cui parlavo prima, che giustamente segnalava anche l'importanza di tutta una serie di politiche sociali che dovrebbero essere messe in campo supportare anche le donne nelle carriere in generale, non soltanto nella carriera scientifica. Sì, ma la collega ha perfettamente ragione. Io mi sono soffermata all'ingresso all'università e poi ci vogliono tutte queste politiche di cui parlava la collega
di sostegno che saranno importantissime, saranno fondamentali. Ok, Sara, volevo chiederti un'altra cosa. In questo periodo in cui la pandemia chiaramente ci ha coinvolti tutti quanti, i telegiornali non parlano d'altro, eccetera, in realtà ci sono state molte donne che sono state protagoniste proprio nel combattere, diciamo, il Covid. Secondo te questa può essere vista come un po' una riscossa della figura femminile nell'ambito della scienza, oppure no? Ah, beh, sicuramente è stato molto positivo che uscissero allo scoperto queste figure femminili silenziose che lavorano nei nostri laboratori e finalmente il pubblico ha potuto capire quante sono e la qualità del loro lavoro. Sai, Roberto, l'unica cosa che mi dà fastidio sempre, e ne ho accennato un pochino prima, quando ho parlato del modo in cui venivano raccontati i Nobel alle donne di scienza. Ecco, dicevo, la cosa che mi fa arrabbiare è il modo in cui i media danno le informazioni su queste brave scienziate. Non mi piacciono i titoli che usano. Io ho letto che le ricercatrici del Sacco di Milano e dello Spallanzani di Roma, le prime che hanno isolato e sequenziato il virus, sono state definite nei titoli eroine o angeli dei laboratori. Ecco, o anche le Thelma e Louise del DNA, anche qui. I titoli sono dei messaggi. A volte qualcuno legge il titolo e non va ad approfondire il testo del giornale o del blog che sta leggendo o del post su Facebook. Per cui dicevo, i titoli sono importanti, mi arrabbio quando le sento definire come eroine o angeli dei laboratori, perché provate a pensarci, sono le due facce della stessa immagine. Le donne sono o eroine, cioè eccezioni, o angeli custodi, e quindi le si rifila alla cura e quindi non vengono riconosciute veramente nel loro ruolo. Quando la professoressa Moretti ha detto giustamente, ha ricordato fortemente che ci vogliono delle politiche di sostegno per le donne di scienza, io dico che queste politiche devono anche, le politiche vanno bene, devono essere accompagnate anche da un'attenzione dei media su come queste donne vengono presentate sui giornali. Perché allora, Roberto, non è più una vittoria delle pari opportunità, perché scavando, passando dal titolo al testo, che cosa leggi? Che questi bravi angeli dei laboratori sono per la maggior parte precarie. L'abbiamo letto, no? E quindi ci monta una rabbia grandissima e diciamo, bene, devono diventare stabili. Sì, anche perché appunto tutte le statistiche ci dicono che diciamo fino alle superiori sicuramente le ragazze ottengono risultati migliori. All'università lo stesso, perché la percentuale delle laureate è maggiore di quella dei laureati, anche se già nella scelta universitaria comincia a vedersi questa differenziazione, nel senso che chiaramente in percentuale minore le ragazze scelgono le materie, appunto, chiamiamole scientifiche. Sì, certo. E poi però il disastro avviene quando si entra nel mondo del lavoro, cioè lì succede proprio. Basta pensare al numero di docenti ordinari di sesso maschile, confrontarlo con il numero di docenti ordinarie donne, insomma, c'è questo, come chiamarlo, gender gap.
Tra l'altro, Atalia, questa chiusura delle università ai vertici per le donne, stranamente, o forse no, è presente anche in quei paesi, diciamo, più emancipati, dove per esempio le donne sono al governo. Ho letto qualcosa che riguardava la Norvegia, dove ci sono pochissime ordinarie e però le donne gestiscono il governo, per cui entrare nelle università e arrivare ai vertici delle carriere nelle università è ancora più difficile che non nell'industria o nella politica o in altre situazioni. Ok, e un'altra domanda che volevo farti è questa. Allora, negli ultimi anni abbiamo visto alcuni esempi di ragazze, di donne che si sono distinte in qualche maniera. Sto pensando per esempio a Greta Thunberg per quanto riguarda il discorso della... Sì. Ecco, queste possono essere delle figure che in qualche maniera aiutano, diciamo, a superare questo impasse che abbiamo. Sì. Io sono convinta che non solo Greta, ma anche tutti i ragazzi e le ragazze dei movimenti Friday for Future avranno un atteggiamento diverso per la scienza. I messaggi di Greta sono chiari e precisi, non manca di farle tutte le volte che è intervistata. Ragazzi, fidiamoci della scienza, studiamo la scienza. E io sento che molto spesso le parole che pronunciano ragazze e ragazzi di questi movimenti sono più sagge delle nostre, di quelle che pronunciano i nostri politici. Per cui ti ringrazio della domanda e la mia risposta è assolutamente affermativa. Ok, e visto che ci sono dei ragazzi collegati e delle ragazze collegate, siamo quasi in chiusura, poi abbiamo un'altra chicca, mettiamola così, finale per il pubblico, però volevo chiederti appunto che messaggio possiamo lanciare e dare a questi ragazzi e a queste ragazze che sono collegate e che si staranno chiedendo appunto cosa fare poi nella loro vita e che eventualmente percorso universitario prendere. Ma io intanto devo dire che ciascuno deve fare quello che piace, quello per cui si sente, diciamo, portato, quello che desidera. Io non voglio che tutti diventino degli scienziati o delle scienziate delle STEM. Le persone nel loro percorso scolastico dovrebbero avere la possibilità di capire quello che desiderano fare anche nel futuro, e so che voi come insegnanti vi date un grande affare con delle attività di orientamento, però mi sento anche di dire che la scienza è importante, il futuro è nelle mani dei ragazzi, non è certo nelle mie mani, e quindi è importantissimo che studino la scienza e mi sento anche di dire che io ritengo che per le ragazze sia importantissimo conoscere la storia della scienza. In fondo, perché ho scritto questo libro? L'ho scritto per insieme a Liliana per divulgare dei modelli positivi. È importante, ragazze, che voi conosciate la storia della scienza. È la nostra carta d'identità, senza la quale non andiamo da nessuna parte. E poi parlo anche con i ragazzi che ci stanno seguendo. Sapete, tutte le volte che vado nelle classi e racconto queste cose, io vedo che voi siete molto interessati a questa storia, perché siete molto sensibili a tutte le ingiustizie. Per cui spesso voi potete diventare i migliori paladini delle vostre compagne. E poi io sono anche molto favorevole a che le materie scientifiche a scuola vengano accompagnate da un insegnamento di tipo storico. Ragazzi e ragazze troverebbero dei modelli del passato, ma anche una bussola per il presente.
Perfetto, grazie mille. Allora, ci stiamo avviando alla conclusione. Avevo un'altra domanda, ma a questo punto non te la pongo più come domanda, ma la metto come affermazione, che allora la lettura del libro di Sara potrebbe essere proprio d'aiuto anche al processo, diciamo, per aiutare appunto i ragazzi e le ragazze a vedere il mondo in maniera un po' diversa, nel senso che almeno abbiamo dei racconti, delle esperienze passate che chiaramente appunto la storia ci insegna sempre qualcosa e ci potrebbe essere d'aiuto per superare dei problemi che potremmo avere in futuro. E allora, tornando al tuo libro, volevo chiederti, perché so che ci tieni anche, immagino che sia stata anche una scelta quella della copertina, della foto di copertina, adesso appunto vedremo un po' meglio, su cui non credo che assolutamente tu e Liliana abbiate avuto nessun dubbio su chi mettere in copertina. E allora volevo chiederti appunto di parlarci di Hedy Lamarr, che viene appunto portata nella copertina del tour, sulla copertina del tour. Sì, è già condivisa la copertina. La condividiamo subito. Allora, eccola qua, adesso, perfetto, vai pure. È condivisa, vado? Sì, vai. Ecco, sì, io e Liliana non abbiamo avuto dubbi. Abbiamo scelto Hedy Lamarr perché proprio nel 97, quando è iniziata la nostra ricerca, è stata riconosciuta come inventrice e non solo come attrice. È lontanissima dallo stereotipo della scienziata poco femminile e il suo amore per la tecnologia l'ha salvata nei momenti più bui della sua vita. Ci è sembrata perfetta. Sapete, Hedy Lamarr era nata a Vienna nel 1914 da una famiglia ebrea dell'alta borghesia. Suo padre, fin da bambina, le spiegava le invenzioni della scienza e della tecnica dell'epoca. Hedy ne era affascinata e da ragazza ha iniziato gli studi di ingegneria, che però ha interrotto per iniziare una carriera d'attrice. È diventata famosa per uno scandalo, quello che ha provocato a 19 anni, per essere stata il primo nudo della storia del cinema nel film Ecstasy, un primato che avrebbe pagato per tutta la vita. Sposò un ricco mercante d'armi, ma lo lasciò quando scoprì che vendeva armi ai nazisti. Scappò a Hollywood per sfuggire alle leggi razziali, iniziò una carriera con fortune alterne. La definivano la donna più bella del mondo, ma le affidavano parti degradanti, da magliardona, da amante rovina famiglie, da donna oggetto, in film scadenti come, vi faccio qualche titolo, L'animale femmina, Venere peccatrice, Schiava del male. Insomma, lei ne era molto mortificata. Tentò di produrre da sola i suoi film, ma non era semplice. Ritrovava se stessa tornando ai suoi studi scientifici e dedicandosi a curiose invenzioni nelle pause tra un film e l'altro. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando seppe che una nave piena di bambini austriaci era stata affondata nelle acque dell'Atlantico, decise che doveva a tutti i costi trovare un metodo per impedire che i siluri degli alleati fossero intercettati. Lo realizzò con Georges Anteuil, un pianista d'avanguardia che divise il campo delle frequenze in 88 canali, tanti quanti i tasti del pianoforte. Idearono insieme lo spread spectrum, proprio come lo spread, un metodo per far saltare il segnale da un campo all'altro con una frequenza di successione segreta, in modo che un siluro radiocomandato non potesse essere intercettato. Caspita, era una tecnologia molto innovativa. La brevettarono nel 1942 col nome di sistema di comunicazione segreta. Vedete il brevetto dietro l'immagine di Hedy Lamarr? La offrirono alla Marina Militare, ma fu rifiutata sia perché la tecnologia esistente allora non la supportava, sia perché un'attrice e un pianista non erano considerati affidabili. 20 anni dopo fu installata nel 1962
sulle navi americane per effettuare il blocco a Cuba. Eddie Lamar nella sua vita non si fece mancare nulla. Ebbe 6 mariti, 3 figli, numerosi amanti, ma fu anche tradita e abbandonata. Fu imbottita di sonniferi e antidepressivi per sostenere i ritmi di Hollywood. Gli ultimi anni della sua esistenza furono molto infelici, tra interventi di chirurgia estetica mal riusciti, un furto in un grande magazzino e parodie crudeli sui media. Andy Warhol usò un travestito per realizzare un corto sull'episodio del furto. Eddie si ritirò dalla vita pubblica e solo lì trovò un po' di serenità. Quando un giornalista le chiese per quale ragioni non ci fossero le sue impronte sul boulevard dei personaggi famosi a Los Angeles, lei gli rispose: «Sono stata calpestata abbastanza, anche senza stare su un marciapiede». A metà degli anni Ottanta, la nascente industria della telefonia cellulare ha scelto proprio la sua invenzione, il cui brevetto era scaduto e anche il segreto militare, per la comunicazione a distanza, e è diventata la base delle comunicazioni wireless, il Wi-Fi, Bluetooth, GPS, perché è una tecnologia che impedisce le interferenze. Nel 1997, 3 anni prima della sua morte, Eddie Lamar fu insignita di un premio molto prestigioso, un premio riservato solo ai grandi inventori. È lì che l'abbiamo scoperta come inventrice e non solo come attrice. Però Eddie aveva 83 anni. Finalmente veniva riconosciuto il suo ingegno e le veniva restituita la dignità che meritava. Ho finito. Con lei cade un altro luogo comune. Ragazze, si può essere belle e scienziate. E l'intelligenza a volte è il migliore illuminante di un viso. Questo è un altro messaggio che desidero lanciare alle studentesse in ascolto. Grazie. Allora, grazie a tutti, tutte le persone che sono intervenute, grazie ad Atalia e a Sara per il bel momento che abbiamo trascorso insieme. Speriamo che sia servito a qualcosa. Per una questione di pari opportunità, vorrei chiederti che fine aveva fatto nel frattempo il pianista, che poverino non ha ricevuto, immagino, il premio, ma va bene, non importa. Grazie, okay. Roberto, sei molto spiritoso. Sono in minoranza questa sera, no. E quindi... sì, hai ragione, avrebbero dovuto, sai che andrò ad approfondire, grazie, ecco, per la domanda. Non so se è stato attribuito il premio all'invenzione e quindi a entrambi, o soltanto a Eddie Lamar. Giuro che andrò ad approfondirlo. Ok, perfetto. E allora noi salutiamo tutti. Salutiamo tutti. Cosa Talia, scusa? Che no, dico sentito. Salutiamo tutti. Sì, infatti, salutiamo tutti, ringraziamo ancora Sara e ricordiamo appunto il suo libro Scienziate nel tempo, più di 100 biografie. E se qualcuno ovviamente volesse comprarlo e leggerselo. Grazie ancora Sara, grazie ancora Talia e grazie a tutti e buona serata. Grazie, buona serata. Grazie.